Testa, cuore e gambe, c'è poco tempo a disposizione, ma il pescare è vivo. Progressi evidenti sotto tutti i punti di vista. C'è la gamba, c'è la tenuta fisica, c'è un'organizzazione. Brescia sarà un'altra tappa fondamentale in chiave play-out. Vincere l'obiettivo senza tuttavia rischiare di perdere. Un equilibrio sottile, non si può sbagliare. Grassadonia recupera Bellanova. La caviglia di Galano sta meglio, si nutre fiducia. Il fantasista foggiano dovrebbe farcela, altrimenti Vokic in vantaggio su Maestro. Out Bocchetti, Drudi, Tabanelli, Balzano e Memuscei. Torna abile Rigoni. Assai probabile dunque la conferma dell'11 schierato a Monza. Fiorillo Trepali, Bellanova, Sorensen, Scognamiglio e Masciangelo in difesa. Busellato, vertice basso del triangolo di metà campo completato dagli ex Dessen e Machin. Davanti Galano e Capone a supporto di Odgaard. Grassadonia. Mi aspetto una grande partita contro una squadra in grande salute che è in piena corsa playoff, ma noi siamo il Pescara, stiamo bene, abbiamo un grande obiettivo da raggiungere e lo raggiungeremo e quindi siamo pronti a dar battaglia. In generale, difendere bene per attaccare meglio non significa essere rinunciatari, per me è un concetto basico. Ecco, col Pisa c'è stata una grande fase di non possesso, il Pescara è stato molto bravo a ripartire, col Monza direi bene sul piano del gioco, ha giocato nettamente meglio il Pescara del Monza, si vede anche che sta lavorando su dei movimenti offensivi che prima non avevamo visto, per ovvi motivi, no? Perché doveva rimettere a posto la squadra anche sul piano fisico. Anche sotto questo profilo c'è qualche rimpianto perché c'è poco tempo, no? Sì, ha detto tutto lei, bisognava dare un assetto di fiducia alla squadra, soprattutto di compattezza. L'obiettivo deve essere oggi quello di continuare a lavorare sul cercare di fare la partita sempre e comunque, di mantenere un grande equilibrio che oggi questa squadra con il tempo, con il lavoro sta acquisendo, di mettere dentro dei calciatori di qualità che devono prima di tutto però imporsi una fase difensiva che sia costruttiva, che sia di gamba. Brescia ha due lunghezze dai playoff, soprattutto rivitalizzato dalla 44enne tecnico spagnolo Pep Clotet. 21 punti in 11 partite, solo 2 KO in casa con la Cremonese a Salerno. 5 vittorie e un pareggio nelle ultime 7. Indisponibile Cistana, torna tra i convocati Alfredo Donnarumma che tuttavia ripartirà dalla panchina. Sistema di gioco 4-3-2-1, tra i pali il finlandese Joronen. Karacic, Chancellor, Mateju e l'ex Martella in difesa. In cabina di regia l'olandese Van de Looy, Bjarnason altro ex e Ndoye o Laboico Mezzali. Tra le linee Spalek e il polacco Jagiello, alle spalle del francese Aie, 11 gol all'attivo, attaccante fisico, d'area di rigore, poco partecipe alla manovra, ma letale nei 16 metri avversari. Tutti i partiti in Serie B sono molto difficili. Io da quando sono arrivato mi sono reso conto che insomma nella Serie B non c'è nessuna partita facile, tutte le squadre danno il 100% se non il 120%. Pescara è una squadra che ha vissuto momenti di alti e bassi e noi dobbiamo rendere il 100%. Nel momento in cui noi non diamo più anche di quello che possiamo, andiamo in difficoltà. Semana e cada partito 120%. Voi tutti mi avete crocifisso col cambio machine busellato, ma quel cambio era un segnale forte alla squadra perché si voleva vincere la partita e vi invito a rivedere il terzo gol dove non c'è stata un'imbarcata, eravamo tutti schierati, quindi il messaggio alla squadra era vinciamo la partita, mettiamo dentro un calciatore di qualità, ma abbiamo abbassato Rigoni play. Con grande piacere cerco di imparare da quello che voi in maniera costruttiva chiaramente fate, perché il vostro lavoro è questo. Siamo noi che impariamo, mister. No, lei è un allenatore, quindi non assolutamente no. È anche più semplice, no, lei ha ragione, anche più semplice poi parlare a posteriori, ci mancherebbe. Il Brescia è una squadra fisica ma anche di qualità, sviluppa bene il gioco sulle fasce. Io ho visto l'ultima partita con la Reggiana dove la Reggiana in realtà ha fatto meglio secondo me. Pressa alto, ma nel contempo concede. Ecco, tatticamente il Pescara, secondo lei, dovrà essere abile nelle transizioni? Potrebbe affidarsi di più alle verticalizzazioni per sorprendere il Brescia? Ma io la dividerei sulle due fasi, nel senso che dobbiamo essere bravi quando abbiamo la palla a lavorare su quello che abbiamo fatto in questi giorni con personalità, e quando non abbiamo la palla, bravi a leggere quello che loro fanno molto bene, perché è una squadra che
attacca prevalentemente con 5 uomini davanti, che cerca di fare sempre la partita, quindi noi dobbiamo essere bravi a lavorare bene sulle coperture e poi ad essere ficcanti nel momento in cui recuperiamo palla, ma principalmente mi piace pensare quando la squadra ha la palla a quello che deve fare. Secondo me lei sarebbe capace di ricostruire qualcosa di importante a Pescara. Ha questo desiderio? Ho il desiderio, ma credetemi, non forte, ma di più, di salvare il Pescara, perché ci credo in una maniera incredibile. Si è creato un gruppo forte. Parto dai magazzinieri, parto dai fisioterapisti, parto dai medici, parto da Max, che è qua vicino a me. Mi interessa solamente salvare il Pescara e arrivare all'obiettivo. Guai se pensassimo altro in questo momento, non possiamo perdere energie in altre cose. Pochissime gioie al Rigamonti, ma significative e comunque da ricordare. L'ultima in Coppa Italia, agosto 2017, 1-3. Gol di Cristian Capone ispirato da Proietti, soprattutto i due gioielli di Nando Del Sole. Andando a ritroso, 8 novembre 2014, stesso risultato. Marco Baroni in panchina. Benalì sblocca il punteggio per il Brescia. Nella ripresa si scatena Pippo Riccardo Maniero, subentrato a Pasquato, doppietta del centravanti partenopeo e rete di Federico Melchiorri. Infine la spettacolare vittoria del Pescara di Zdenek Zeman. 17 ottobre 2011, doppietta di Ciro Immobile e gol di Lorenzo Insigne. Senza dubbio un calcio irripetibile.